Amici appassionati delle auto d'epoca, grazie di seguirci. Questo video è dedicato brevemente alla tappezzeria della Fiat 500R, ma questo lo vedremo dopo l'intro. E in questo video vi presentiamo la tappezzeria della 500R nel colore nero. Abbiamo già eseguito il lavoro, quindi vedete la tappezzeria è già montata sul telaio e sull'imbottitura. Come abbiamo presentato in un altro video per la 500L, la procedura di questi sedili anteriori è uguale. Anche i prodotti che abbiamo utilizzato all'interno, quindi per quanto riguarda le imbottiture, sono uguali a quelle delle altre 500. Cambia ovviamente la tappezzeria. La tappezzeria esterna, in questo caso è una tappezzeria completamente liscia, a differenza della 500L che presentava quell'elettrosaldatura. Anche in questo caso, come diceva giustamente Donatella, abbiamo utilizzato tutti i prodotti all'interno, così come abbiamo fatto vedere nel video precedente, che trovate sempre sul nostro sito internet. Abbiamo la telaiuta, le imbottiture del cuscino e della spalliera, nonché il kit delle cinghie della spalliera. Anche questi sedili, come potete vedere, hanno una calzata perfetta, voglio dire, non presentano alcun tipo di piegoline. Soprattutto qui nelle spalliere, quando io vado in giro, vedo, magari trovo dei sedili che presentano qui sopra sempre delle brutte goffe, delle brutte grinze. I nostri prodotti invece, alla fine, utilizzando i nostri prodotti con a corredo anche i prodotti di supporto, perché è fondamentale. Certo. Se io questa tappezzeria l'avessi montata su delle imbottiture vecchie o meno, magari non sarebbe venuta sicuramente in questo modo. E oltre alla tappezzeria costruita a regola d'arte, anche i prodotti all'interno naturalmente fanno sì che il lavoro venga eseguito perfettamente. In che varianti esiste questa tappezzeria? Questa tappezzeria esiste in tre colorazioni, che sono nero, color cuoio e bordeaux. Poi esistevano anche le varianti in tessuto, cosa che oggi non è stato più riprodotto, quel tessuto, quindi erano miste finta pelle e tessuto, e non essendoci quel tipo di materiale purtroppo non le possiamo riprodurre. Anzi, dirò di più, qualcuno ce le ha richieste e l'abbiamo fatta con un materiale, diciamo, adattabile del panno, anziché esserci quella maglina originale, l'abbiamo fatta sempre con lo stesso disegno e modello, però utilizzando del panno anziché quella maglina originale. Quindi, volendo, sì, si può pure fare, però bisogna essere consapevoli che non è identico a quello all'originale. Che ripropongo la stessa osservazione che ho fatto in un altro video. Se volete montati i sedili da noi questo lavoro lo facciamo. Chiaramente il telaio deve arrivare già pronto e pulito, poi tutto il resto, il lavoro di tappezzeria lo facciamo noi, ma il lavoro di carrozzeria lo deve fare il carrozziere o il proprietario della vettura. Effettivamente noi non parliamo spesso del montaggio presso la nostra sede, perché tutti i nostri clienti ci conoscono perché ricevono a casa il nostro prodotto, ma alcuni clienti scelgono di far montare la tappezzeria presso la nostra sede, presso il nostro laboratorio, e questo è fattibile. Chiaramente c'è la manodopera a parte, oltre ai materiali che vengono utilizzati c'è il lavoro appunto di Giuseppe, che viene poi a effettuare il montaggio. Ve lo diciamo perché, qualora qualcuno volesse avere un lavoro effettuato così a regola d'arte, mi sembra che si possa chiaramente vedere che non c'è una grinza, non fa una grinza nel discorso né la tappezzeria, è fattibile. Basta solo contattarci ad info@elvezio.com, noi facciamo un preventivo, poi sarà vostra premura accettarlo o meno. Quindi ve lo ricordiamo, perché non lo diciamo spesso, però facciamo anche questo. Per altre informazioni potete sempre contattarci, visitare il nostro sito internet, che è www.elvezio.com, dove troverete tutti i nostri prodotti. Grazie di seguire il nostro canale e buono shopping!